è la crisi più difficile che il paese sta vivendo dal secondo dopoguerra. In situazioni di guerra il Parlamento è convocato giorno e notte. Uno può fare la propria parte. Mi raccomando, conto su di voi. Questa è una battaglia che è molto dura, la vinciamo e sicuramente così sarà. Polizia Viterbo, operatore 23. Buonasera, sono Noemi, una bambina, e vi vorrei ringraziare con una lettera. La morte di tanti concittadini è un dolore che ogni giorno si rinnova. Diamoci una mano! Oggi abbiamo registrato anche nel nostro dipartimento 12 colleghi che sono risultati positivi. In questo momento dobbiamo resistere. L'Italia è nel caos. Chiudere nell'intero territorio nazionale ogni attività produttiva che non sia strettamente necessaria. Il Parlamento non si riunisce da oltre 2 settimane perché Conte vuole fare tutto da solo. È un problema di democrazia. C'è bisogno di un patto tra cittadini e istituzioni. Oggi noi siamo chiamati a fare questo, a resistere. Oggi registriamo 952 guariti in più. Noi più di così non possiamo fare. Il totale attualmente dei positivi è 46.638. Rallentiamo il motore produttivo del paese, ma non lo fermiamo. National governments can pump into the economy as much as they need. Uniti ce la faremo. Buongiorno, bentornati alla Area che tira, soprattutto scusatemi il ritardo, ma non è colpa mia. Oggi è il primo lunedì di primavera e almeno qui a Roma è pieno di sole, di freddo e di vento, ma porta con sé la speranza di una buona notizia. Ieri i contagi e i morti sono diminuiti rispetto al giorno precedente, sono sempre tantissimi, quasi 4.000 contagi, 3.957, ma il giorno prima erano quasi 5.000. Difficile da sopportare anche il numero dei morti, naturalmente, 651, anche perché non sono numeri, sono esseri umani che se ne vanno con il loro carico di vita, di amori, di parenti lasciati qui che non possono neanche salutarli per un'ultima volta. Eppure sono meno del giorno precedente e a questo ci dobbiamo strenuamente aggrappare. Non so se sia già l'inversione di tendenza che stiamo aspettando, lo spero naturalmente con tutto il cuore, ma fosse solo una boccata d'aria sarebbe comunque la benvenuta. Un po' meno benvenute sono invece le polemiche che sono esplose nelle scorse ore, anche perché al di là di alcuni toni eccessivi che in questa fase andrebbero assolutamente evitati, io continuo a dirlo da giorni, credo che a questo giro qualcosa da rimproverare al governo ci sia, lo dico in modo costruttivo e senza alcun retropensiero, ma la prossima volta sarebbe meglio fare prima fare e poi comunicare. Il decreto non bisogna mandarlo in giro 20 ore dopo. Abbiamo infatti in questo periodo recuperato un bene prezioso, la fiducia nelle nostre istituzioni politiche e scientifiche. Come sapete, a costruirla ci vuole moltissimo, a perderla basta un attimo. Dobbiamo lavorare tutti assieme per tenercela stretta, per oggi e per domani. Allora, mi collego subito con Walter Ricciardi, che come sapete è medico, igienista, membro italiano del Consiglio Esecutivo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, consulente del ministro Speranza in questa emergenza di coronavirus. Con lui dobbiamo affrontare moltissime questioni. Le sono particolarmente grata stamattina di aver trovato il tempo per noi, professor Ricciardi, perché credo davvero che ci sono parecchie cose che vanno ben chiarite a chi stamattina ci segue da casa e sono tanti. È arrivato a trovarci come molto spesso in questo periodo Gerardo Greco, giornalista. Ciao, è stato un grande corrispondente dagli Stati Uniti e molto altro nella vita. In questo periodo mi sta accompagnando in questo difficile racconto, gli sono molto grata. Vedo già collegata con noi da dove sta? Vicino Brescia, giusto? Maria Stella Gelmini? Sì, sul lago di Garda. Sul lago di Garda. Buongiorno. Ben trovata. Come sapete Brescia è uno dei luoghi più colpiti assieme a Bergamo dall'emergenza Covid-19. Professor Ricciardi, arrivo da lei. Il governo ha bloccato tutti gli italiani nel comune in cui si trovano, vietando qualunque spostamento. Secondo lei sarà questo il provvedimento definitivo per far flettere la curva dei contagi?
Sì, di fatto questo è il provvedimento che serve a evitare la circolazione del virus, serve a limitare la possibilità di contagi, sarà straordinariamente importante, come sta succedendo per invertire la curva di crescita nel nord, sarà straordinariamente importante per evitare che nel sud si verifichino le stesse scene che abbiamo visto in Lombardia. E questo è il provvedimento cardine. Su di questo naturalmente dobbiamo innestare altri provvedimenti per cercare di preparare il futuro. Ecco, a proposito di altri provvedimenti, hanno fermato tutte le attività non essenziali con questo decreto, ma sono ancora 80 quelle che possono continuare a stare aperte. È un provvedimento ancora troppo permissivo, secondo lei bisognerà fare di più? No, credo l'equilibrio massimo che noi possiamo raggiungere, perché l'esempio che noi abbiamo è quello della Cina, ma la Cina non era la Cina intera, era una provincia grande come l'Italia, Hubei è una città grande come la Lombardia, Wuhan, ma intorno avevano un tessuto produttivo che continuava appunto a produrre alimenti, farmaci, beni essenziali. Noi non abbiamo nessuno, non è che abbiamo qualcuno che ci distribuisce l'acqua potabile, ci dà l'energia o ci fornisce il cibo, per cui dobbiamo trovare il massimo equilibrio possibile tra produzione di beni essenziali che ci continuano ad alimentare, insomma a far continuare una vita pressoché normale, e qualcosa che invece è finalizzato a limitare la circolazione del virus. Senta, naturalmente lei sa che in questo provvedimento ci sono alcune attività che nessuno capisce bene perché sono essenziali, insomma le dico perché sono alcune delle cose che vengono fuori questa mattina sui giornali, per esempio, che ne so, le attività di consulenza piuttosto che le call, i call center, cioè perché si è lasciata aperta una maglia così larga a suo parere? Questo non lo so, non sono la persona che può rispondere a questa domanda. Io insieme ai colleghi cerchiamo di consigliare, di mettere a disposizione del governo le evidenze scientifiche man mano che acquisiamo in funzione di questo virus nuovo che ci sta riservando ogni giorno una sorpresa sia dal punto di vista biologico sia dal punto di vista epidemiologico. Le scelte politiche poi le prende la politica. Un'altra domanda naturalmente che ci facciamo tutti, è inutile dirle, è quanto durerà? Basteranno 2 settimane? Cioè la prospettiva che dobbiamo darci, anche perché secondo me è anche importante, no, sapere che dobbiamo tenere il fiato in qualche modo parecchio a lungo. Lei cosa pensa sinceramente? Ma io non ho mai cambiato idea dal primo momento, questa è una cosa lunga perché questo virus è un virus a trasmissione respiratoria e quindi per circoscriverlo c'è bisogno di provvedimenti di lunga durata. Noi abbiamo 2 esempi, il primo è quello di Wuhan. Wuhan è rimasta chiusa per 3 mesi in cui le persone non hanno circolato e in cui la produzione è stata completamente ferma, però ripeto, in una Cina che ha continuato a produrre. Ora noi non possiamo pensare, diciamo, che questo sia lo scenario in cui tenere bloccato il paese, però di fatto dobbiamo ragionare nell'arco di questo periodo, un periodo lungo che servirà proprio per invertire quella curva che altrimenti continuerà a crescere. È inutile guardare ogni giorno i dati se noi non rafforziamo e rispettiamo le misure di contenimento che abbiamo elaborato. Quindi durerà un po'. A proposito dei dati, professore, ieri c'è stata una flessione dei morti, l'ho detto all'inizio, sono cifre mostruose, però comunque è importante capire che sono numeri che cambiano da 651 di ieri rispetto ai 793 del giorno precedente. È una notizia che ci fa ben sperare? Significa che iniziamo a vedere gli effetti delle misure di contenimento, secondo lei? Sicuramente questi effetti si cominciano a vedere al nord, anche se i numeri sono importanti, si comincia a vedere, ma questo era già da 4-5 giorni, anche quando aumentavano i numeri noi vedevamo che l'aumento non era più esponenziale, c'era un incremento percentuale che man mano scendeva. Purtroppo, ma questo voglio dire, lo avevamo detto, vedremo un continuo aumento al centro-sud. Il centro-sud è in una fase rispetto al nord di 2-3 settimane indietro e quello che ci serve in questo momento è che anche al centro-sud venga rispettata, diciamo, il contenimento, ma soprattutto che si dia tempo alle regioni del sud per organizzarsi bene, perché noi vogliamo evitare, speriamo di evitare il dramma della Lombardia, però non è escluso che al centro-sud si possano verificare dei focolai epidemici che premano su delle strutture sanitarie che sono già approvate da tanti anni di tagli, di riduzioni, di commissariamento e che quindi si trovano in una condizione di maggiore difficoltà rispetto a quelle del nord. Allora, volevo arrivare un momento da Andrea Milluzzi, perché so che è nell'ospedale da campo allestito alla Fiera di Bergamo. Eccolo qui. Andrea, raccontaci.
Mirt, l'abbiamo visto da fuori, ne abbiamo parlato anche con il senatore e il leader della Lega Salvini, e finalmente sono partiti i lavori ieri dell'ospedale da campo nella città più martoriata dal coronavirus, che è Bergamo. L'ospedale da campo lo stanno costruendo gli alpini, l'ANA, l'Associazione Nazionale Alpini, con la Protezione Civile e la Regione Lombardia. Con noi c'è il direttore Rizzini, appunto, dell'ANA, che ci stava spiegando come fra una settimana, massimo 10 giorni, questo ospedale sarà pronto per accogliere con 19 moduli una fetta importante della popolazione colpita qui a Bergamo dal coronavirus. Certamente, le previsioni sono 7-10 giorni, compatibilmente con la realizzazione degli impianti tecnologici, e avremo 170 posti letto, una parte in terapia intensiva, un'altra parte in subintensiva e una parte per gestire le patologie meno gravi, diciamo così, i livelli meno gravi di questa maledetta patologia. Allora, lo ringraziamo fin d'ora, Sergio Rizzini, perché russi, naturalmente giusto. L'idea che anche gli alpini diano una mano ci fa sempre sentire, come dire, ulteriormente un po' più protetti. Professor Ricciardi, torno un attimo da lei però, perché volevo capire il tema delle terapie intensive. A ieri eravamo a 3.000 malati ricoverati in terapia intensiva. Quanto reggeranno ancora i reparti? Cioè, è ancora il grande tema quello delle terapie intensive e la soglia entro la quale bisogna mantenersi per evitare disastri? Ma devo dire, le terapie intensive del Nord Italia, in particolare quelle della Lombardia, hanno fatto dei veri e propri miracoli, cioè hanno raddoppiato in certi casi la loro numerosità, e soprattutto i medici, gli infermieri, il personale ha fatto veramente il proprio lavoro in maniera eroica. Adesso si tratta di reggere, perché questo ritmo di crescita è un ritmo ancora sostenibile, nel senso che se appunto si inverte questa crescita e comincia a stabilizzarsi e poi a diminuire, lo stato attuale delle terapie intensive al nord regge. La preoccupazione adesso è per il sud, perché per il sud, come dicevo prima, queste terapie intensive sono molto meno strutturate, il personale molto meno. Lei pensi che nei 10 anni passati il Servizio Sanitario Nazionale ha perso 40.000 operatori per i tagli che sono stati operati. Quindi 40.000 operatori in meno, 9.000 in Lazio, 10.000 in Campania, altrettanti in Sicilia. Quindi si tratta di avere a che fare con delle strutture molto debilitate. Però io sono convinto che con lo sforzo di tutti, se ci concentriamo, riusciremo in qualche modo a fare fronte anche lì. Con molta più fatica, lo dico subito, perché già appare chiaro che in certe zone del sud non c'è per esempio un'adeguata capacità diagnostica. I laboratori che possono fare i test sono soltanto uno o due in grandi regioni, non faccio il nome. Ma la capacità in qualche modo deve essere rafforzata. Inutile dirlo, inutile dire, è che io spero davvero che questa grande lezione l'avremmo imparata dopo questa situazione terribile che stiamo vivendo. La nostra sanità è un bene preziosissimo, fortunatamente ancora un'eccellenza assoluta, dei medici straordinari, però guardate, è la cosa da non tagliare. Non riusciamo a fare la spending review sulle cose inutili. Possibile mai che gli unici tagli che riusciamo a fare sono nella sanità? Io lo trovo incredibile. Gerardo, volevi fare una domanda al professor Ricciardi. Poi Ricciardi è diplomatico e non dice che in 10 anni sono stati tagliati 37 miliardi alla sanità, diciamo, pubblica italiana. Questo è il Ricciardi, dato da cui partiamo. Ricciardi, secondo me, è un soldato. In questa fase tende a combattere invece che a lamentarsi. Poi faremo i conti dopo. Però c'è una cosa, Mirta, che oggi viene agli occhi. Noi siamo al 32° giorno, Ricciardi, se sbaglio mi corregga, della serrata, diciamo, dell'inizio di questa serrata cominciata con Codogno. E forse un vantaggio rispetto a tutta la Lombardia, il sud Italia ce l'ha, perché poi il problema è quando arriva il contagio a Napoli piuttosto che non a Catanzaro, dove ci sono pochi posti di terapia intensiva. Cioè abbiamo cominciato prima la serrata rispetto ai casi in Lombardia. E soprattutto vediamo che al 30° giorno la curva cinese di contagi di Wuhan comincia piano piano ad appiattirsi, no? E questa maledetta ansia della curva. Più o meno ci siamo intorno al 32° giorno e abbiamo il vantaggio competitivo di aver cominciato la chiusura del sud 2 settimane prima rispetto al caso lombardo. È esattamente così, anche se naturalmente al 32° giorno dalla prima zona rossa, che infatti ha dato i suoi effetti dopo 2 settimane, cioè gli 11 comuni lombardi più Vo praticamente oggi non hanno più casi o ne hanno proprio veramente puntiformi. Per il resto d'Italia siamo un po' più in ritardo, perché di fatto la vera e propria chiusura è iniziata all'inizio di marzo. 2 settimane fa.
Esattamente, quindi due settimane sono già, e infatti lo stiamo vedendo, la diminuzione della crescita, ancora non la diminuzione nel nord. Invece nel sud siamo ancora in una fase di crescita, però come giustamente diceva lei, queste misure che abbiamo preso dovrebbero consentirci di evitare quell'enorme crescita che c'è stata per esempio nelle... Senta, professore, le posso chiedere una cosa? Ci sono un sacco di dubbi che si affollano nella mente di tutti noi in questi giorni, devo dire molto aiutati dai nostri smartphone in cui arrivano teorie di tutti i tipi. A me mi sono arrivati durante il weekend qualunque cosa. Ecco, è tornato l'aglio. Una domanda che però ci facciamo veramente tutti, ma perché in Lombardia? Perché questa virulenza così forte? Perché Bergamo diventa una città stremata e adesso Brescia? Cioè, c'è una particolarità lombarda a suo parere? Ma guardi, si è verificato in Lombardia una specie di combinazione di effetti che sono diversi, non è uno solo. Allora, il primo paziente era un super spreader, cioè era un 38enne attivissimo dal punto di vista sociale, ma anche dal punto di vista biologico. Quindi, primo elemento. Secondo elemento, è andato in ospedale. E l'ospedale è il luogo peggiore dove in qualche modo si può verificare un'epidemia, perché quello contagia i medici innanzitutto, e i medici contagiano i pazienti, e gli altri pazienti contagiano gli altri pazienti, e i pazienti contagiano i visitatori. Tutto questo in una delle aree più densamente popolate e anche più produttive e dinamiche del paese. Poi c'è stato anche qualche elemento aggravante, per esempio noi siamo convinti che quell'episodio di Atalanta-Valencia sia stata una specie di bomba microbiologica, come è stato in Spagna, nel senso in Spagna come in Italia si è verificato un... Quella è una cosa incredibile, guardate, io ancora non ci riesco a credere, le fesserie che abbiamo fatto, mi scusi. Si sono diffuse, mi spiego, c'è tutta una serie di cose. Poi l'altra cosa è che la Lombardia ha una distribuzione di popolazione particolarmente anziana, cioè tutti questi elementi, uno intorno all'altro, determinano quella che si chiama la tempesta perfetta. Cioè, l'altra cosa che è successa in Lombardia, la Lombardia è una regione straordinaria dal punto di vista della struttura ospedaliera, però è una regione piuttosto debole dal punto di vista della sanità pubblica, nel senso che non ha, per esempio, grandissime capacità. Questo, voglio dire, non è una critica, è una constatazione, per cui gli ospedali in Lombardia funzionano benissimo. Però la struttura di sanità pubblica, che in epidemia è particolarmente importante, non è alla stessa altezza degli ospedali. Quindi tutta questa serie di elementi... Scusi, ha professore, ma roba. Le due domande che sono insite in queste, che sono: è possibile che il virus sia mutato da una parte? No, allora guardi, questa è una risposta chiara. Il virus muta lievissimamente, è come, per farne un paragone, è come se fosse una macchina, va bene? La macchina è ancora quella cinese. La targa della macchina cambia nel paese dove il virus sta. Quindi abbiamo una targa italiana, una targa tedesca. Mi spiego? Quindi sostanzialmente non cambia nella sua struttura. Quella è sempre la stessa macchina. Cambiano delle piccole cose, ma queste piccole cose non determinano la particolare accentuazione della patogenicità. Perché questa ci sia, c'è bisogno di mutazioni molto più importanti. E la correlazione tra la diffusione del virus e l'inquinamento atmosferico è un'altra bufala, secondo lei? No, è una ipotesi di lavoro che va verificata, perché effettivamente, e lo sappiamo da sempre, l'inquinamento atmosferico, quindi l'immissione di sostanze chimiche nell'aria, fa male alla salute. Ci sono migliaia di persone che ogni anno muoiono, e particolarmente la pianura padana, così come Wuhan, così come Teheran, sono delle zone ad elevatissimo inquinamento atmosferico e ad elevatissima capacità in qualche modo di concentrare. Quindi è un'ipotesi di lavoro, ma non è certamente quella che ha determinato quello che dicevamo prima. Allora, voglio arrivare da Maria Stella Gelmini, anche perché Maria Stella Gelmini è bresciana, quindi come dire, ci parla da quelle zone che, come sapete, sono letteralmente martoriate. Io ho parlato con un mio amico di Bergamo ieri che mi ha detto: non c'è una persona che io conosco che non abbia in famiglia qualcuno che è morto di Covid-19, per dirvi anche la percezione com'è diversa da quelle parti rispetto a come la viviamo anche noi qui a Roma, insomma, banalmente. Maria Stella Gelmini. Beh, Brescia e Bergamo sono sempre state due realtà in grande competizione tra loro, non solo dal punto di vista calcistico, ma anche dal punto di vista imprenditoriale. Oggi in realtà è scattata una grande solidarietà, perché Brescia e Bergamo, come la Lombardia, insomma come il paese, ma qui in modo particolare, si respira un'aria rarefatta e spettrale. C'è molto dolore perché, come dicevate, in ogni famiglia c'è un caso di coronavirus, ci sono conoscenti, ci sono persone che ci hanno lasciato, e l'immagine
di quei mezzi dell'esercito che trasportano le bare, credo che rimarranno impresse nella memoria di ciascuno di noi per sempre. Però sono città, sono province orgogliose, laboriose, che non si arrendono. E oggi questi primi dati, che ci auguriamo possano essere confermati nei prossimi giorni, che ci rappresentano una riduzione del numero dei contagi e anche delle vittime, ci dà speranza sul fatto che questo sacrificio che tutti noi stiamo facendo di rimanere a casa, di essere isolati, possa servire per ridurre il contagio e per uscire da questa situazione che mai avremmo immaginato. Poi certo c'è una grande preoccupazione dal punto di vista economico, perché sia Brescia che Bergamo, ma tutta la Lombardia, sono realtà produttive, ed è chiaro che le misure che giustamente il presidente Fontana da un lato ha preso, ma anche le misure del governo che impattano sul livello nazionale, ci costringeranno, una volta risolta l'emergenza sanitaria, ad occuparci di un'emergenza non meno difficile come quella economica. Ecco perché noi, Mirta, abbiamo chiesto al governo di poter essere ascoltati, perché abbiamo come centrodestra presentato molte proposte economiche e ci auguriamo che queste proposte vengano prese in considerazione, perché vanno nella direzione di ridurre il danno e di dare centralità al lavoro dipendente da un lato, ma allora, anche al lavoro autonomo dall'altro. Allora, io personalmente, Maria Stella Gelmini, credo che ci sia bisogno dell'aiuto di tutti in questo momento, quindi certo, auspico davvero che le opposizioni siano ascoltate in un modo costruttivo e si provi a fare il meglio per l'Italia, e continuo a pensare anche che questo Parlamento chiuso e vuoto, lo dico da una che viene a lavorare tutte le mattine, e non solo io naturalmente, voi vedete la faccia mia, ma attorno a me c'è un sacco di gente che lavora. Sono qui con le mascherine diligentemente a fare il loro dovere. Credo che lo possiamo fare tutti, basta la buona volontà, ecco, insomma, l'ho detto, non voglio far polemica in questo periodo, però sinceramente è un'altra cosa che faccio fatica a mettere a fuoco. Se posso su questo punto dare solo qualche informazione. Intanto domani ci saranno le commissioni bilancio Camera e Senato con l'audizione del Ministro Gualtieri, ci sarà la Capigruppo e ci sarà mercoledì non solo l'informativa del Premier Conte, ma anche il question time allargato, quindi mi permetto di dire che sicuramente bisogna fare di più, ma il Parlamento non è chiuso, noi abbiamo già deciso che le commissioni debbano lavorare tutte. Allora mi perdoni Gelmini, le devo chiedere un attimo di pazienza, perché si è collegato con noi un medico molto particolare. Prego. Io in questi giorni, quando riesco ad avere con me un medico che parla dalla trincea, gli do sempre la precedenza assoluta, ma in questo caso quello che ci deve raccontare Angelo Vavassori è più che un'esperienza in trincea, perché Angelo è un medico rianimatore all'ospedale di Bergamo, quindi nell'epicentro di questo disastro che stiamo vivendo, e che si è ammalato a sua volta, quindi davvero è molto importante riuscire a parlare con lui. Angelo, buongiorno, ben trovato, sono davvero felice di vederti. Buongiorno. Come ti senti? Adesso meglio, anche se una rampa di scale mi provoca comunque dispnea, quindi sì, vuol dire che la polmonite sta guarendo, ma non così velocemente. Senti Angelo, ci racconti cosa ti è successo, perché è una storia che mette insieme tante cose, la tua. E allora, quello che mi è successo è che lavorando normalmente in terapia intensiva, io facevo parte dell'ex terapia intensiva cara chirurgica, che adesso è solo Covid, per cui lavorando all'interno di questa terapia, e il mio lavoro era sui pazienti cara chirurgici, quindi sui pazienti all'interno di una ristretta patologia, alcuni non sapevo che erano positivi, per cui non sapevamo ancora che erano positivi, e lì quasi sicuramente mi sono contagiato anch'io e anche alcuni dei miei colleghi. Diciamo, com'è andata? Hai avuto la febbre, no? Hai avuto la febbre alta all'inizio? Allora, la mia storia clinica è uguale a tutte i pazienti che io ho curato poi all'interno di questa terapia intensiva solo Covid.
Tre giorni di temperatura alta, difficilmente lisabile con gli antipiretici, in questo caso il paracetamolo usavo, e dopo questi tre giorni, come tutti, il quarto giorno dispnea importante e difficoltà respiratorie. Sono tutti così i pazienti che arrivano in terapia intensiva. Tutti così, tre giorni prima di febbre alta, scusate, e poi il quarto giorno il... Avete visto una dimostrazione di quello che dobbiamo imparare a fare, dobbiamo imparare a tossire nel gomito, è una cosa che si fa fatica ad imparare ma è molto importante perché è un modo per non far circolare le nostre goccioline, come suol dirsi. Scusami, sì, io sono ancora isolato, infatti ho con mia moglie e i miei figli abbiamo patteggiato che per 2 ore al giorno mi lasciano il computer perché neanche farlo apposta, gli altri due si sono rotti in questo periodo, neanche farlo apposta, e non posso naturalmente uscire e non posso... Senti Angelo... Per cui per 2 ore al giorno mi lascio il computer. Allora, a me mi ha molto colpito la tua storia, perché penso che il fatto di aver visto una terapia intensiva sia con gli occhi del medico che con gli occhi del paziente ti dia su questa vicenda una sensibilità particolare, no? Mi racconti come l'hai vissuta da paziente prima e adesso come la rivivrai da medico, questa situazione così complicata che la terapia intensiva e subintensiva? Allora, io quando veramente non riuscivo più a respirare, avevo un'espnea grave e dato che il posto non era disponibile in semi-intensiva perché in quel momento avevo una saturazione con l'ossigeno che andava dai 96 ai 97. Gli atti respiratori erano, è vero, 40, ma con l'ossigeno si sono abbassati a 30, per cui non ero ancora in quei canoni da intubazione. Cioè, dovevi essere aiutato a respirare, ma non dovevi essere intubato, per capirci, insomma, per essere meno tecnici, un po' più terra-terra. Ok. Visto che il posto in semi-intensiva fisicamente non c'era, devo ringraziare tantissimo i miei colleghi che mi hanno preso, messo su una barella in mezzo al corridoio della terapia intensiva e mi hanno poi inserito in mezzo alla terapia intensiva curandomi intanto che si liberava il posto in semi-intensiva. Tanto di cappello ai miei colleghi e un ringraziamento in eterno. E questo periodo, questo pezzettino di tempo, perché è stato 1 ora e mezza, 2 ore, mi ha permesso di arrivare in semi-intensiva quando il posto fisicamente si è liberato scusate perché la tosse non mi rilassa. Che succede in semi-intensiva? Ci racconti, tu hai raccontato questa cosa di questo casco. Allora, sì, in semi-intensiva io non riuscivo veramente a respirare anche con la maschera, con l'ossigeno, per cui mi hanno applicato subito il casco che è un casco CPAP e mi hanno inserito naturalmente all'interno di questo casco viene applicata una pressione positiva di fine espirazione, vuol dire che nel momento in cui io faccio un'ispirazione, quindi prendo l'aria dall'esterno, va nei miei polmoni e quando io butto fuori l'aria all'interno del casco esiste una pressione positiva. E all'inizio avevo iniziato con 12 cm d'acqua di pressione. Poi io facevo ancora fatica, sono passati a 14 fino a 16 cm d'acqua. Cioè, aumenta la pressione per far arrivare, mi scusi, noi qui con Mita aumenta la pressione per far arrivare l'ossigeno nei polmoni sostanzialmente. No, per dilatare gli alveoli nel polmone. Per dilatare gli alveoli. Quindi, se io dilato gli alveoli del polmone, aumento quello che è il Senti Angelo, ti voglio chiedere un'altra cosa. Com'è stato il tuo ritorno a casa, la tua moglie e i tuoi figli? Allora, il mio ritorno a casa è stato così. Allora, prima di tutto devo ringraziare un'infermiera che mi ha dato un passaggio dall'ospedale a casa. Questa infermiera si chiama Cristina, del mio stesso paese, si è fatta riconoscere lei perché io non la conoscevo. E mi ha appunto dato questo passaggio a suo rischio e pericolo, perché io sono Covid positivo con un tampone, l'uscita dall'ospedale solo con la mascherina chirurgica e lei mi ha accompagnato con la sua macchina, quindi prendere un Covid positivo in macchina e
pur essendo sulle sedile posteriore e lei in, naturalmente al posto di guida, che in una panda non so se il ha avuto un grande coraggio, anche perché in ospedale tra virgolette è facile perché i DPI ci sono, quindi i dispositivi personali, dispositivi individuali. Ma questo che vuol dire, Angelo, perché i tuoi parenti non potevano venirti a prendere? No, perché questa è una malattia così strana, allora, in cui i pazienti sono completamente soli, nessuno si può avvicinare. È una rivoluzione per noi che siamo abituati invece ad assistere le persone che amiamo in ospedale, no? I miei parenti più vicini non potevano farlo perché erano in quarantena. Quindi non possono uscire. Possono anche uscire, certo. Esattamente. No, per cui non è, assolutamente non potevano venire. E ti sei commosso, ti sei emozionato a rivedere casa allora, tua? Allora, a parte che il primo impatto in casa sembrava completamente differente da quello che me lo ricordavo. Poi i miei figli mi hanno costruito con le loro mani un cartellone con quello che riuscivano a trovare, perché non potendo uscire di casa. Con scritto bentornato papà e piccoli pensieri in tutto questo cartellone, l'hanno riempito con questi piccoli pensieri. E quando hanno aperto la porta, pur con la mascherina, con tutti i rischi, ne ho messa un'altra sopra, sempre chirurgica, li ho abbracciati e per 10 minuti buoni, diciamo, abbiamo solo pianto. E c'era un silenzio tombale, ma il silenzio faceva un rumore pazzesco, certo, di emozione. Per cui era solo 10 minuti di pianto, basta. Allora, abbracciati. Pazzesco. È una cosa commovente, naturalmente molto. La bella notizia è che Angelo è guarito. Secondo me è molto importante vedere persone che sono guarite, perché dovete saperlo questo. È una malattia tremenda, si combatte tanto, ma si guarisce. Dopodiché dobbiamo sapere anche che quello che ci sta raccontando Angelo è tutti i passaggi, no? Non c'era posto in terapia intensiva, mi hanno messo in un corridoio e poi la subintensiva e poi quel casco che ti toglie l'aria, perché poi te la dà ma te la toglie, insomma. Il casco sembra darti l'aria, ma all'interno del casco, e infatti ho cambiato completamente cambierò completamente la visuale verso i miei pazienti, all'interno del casco, quando tu hai una pressione positiva, è vero che fisiopatologicamente aiuta a distendere gli alveoli e aiuta a respirare meglio, ma il primo impatto all'interno del casco si soffoca. Si soffoca. Sì, Non ci sono storie, si soffoca. Mamma mia, quanti giorni è rimasto nel casco, posso dirglielo? È stata una testimonianza molto intensa, ci tenevo moltissimo che Angelo ci raccontasse tutto questo, perché dobbiamo capire davvero di cosa stiamo parlando. Walter Ricciardi, si guarisce, è importante dirlo sempre, si guarisce, bisogna avere i mezzi per poter guarire, su quello che stiamo combattendo e lavorando, non dobbiamo arrivare in troppi nelle terapie intensive e subintensive, e questo è il messaggio che ci sforziamo di dare da giorni. Mi dice una cosa in più, professor Ricciardi, ma questo farmaco antivirale in uso in Giappone, questo Avigan, che la Regione Veneto vorrebbe sperimentare, pensa che sia una possibilità, ci crede o pensa invece che è meglio non affidarsi a speranze non ancora fondate? No, guardi, bisogna stare con i piedi per terra. In questo momento ci sono centinaia di farmaci che vengono sperimentati nelle diverse strutture assistenziali del mondo. Soltanto pochissimi di questi arriveranno in qualche modo ad essere considerati per delle sperimentazioni fatte bene. Ce ne sono già alcuni importanti, ma questo naturalmente necessita di tempo e soprattutto necessita dell'organizzazione coordinata delle autorità sanitarie. Non si può improvvisare, e giustamente se si saprà qualcosa verrà dalle autorità sanitarie, non verrà dai social media. Ho visto che su questo farmaco c'è un video che circola. Effettivamente il Giappone in questo momento sta ritornando a crescere il virus proprio perché hanno abbassato la guardia. E quel contenimento che noi stiamo attuando loro non l'hanno fatto, per cui in questo momento sta ritornando il virus a circolare e non è certamente quel farmaco, che è uno dei tanti farmaci che viene sperimentati a risolvere la problematica adesso. Adesso la problematica si risolve stando a casa e rafforzando le terapie subintensive e intensive per cercare di assistere i pazienti quando malauguratamente sviluppano la malattia. Allora, ho ancora molte domande da farle, professor Ricciardi, perché tra l'altro la nostra posta di Lamirta@la7.it è stata
travolta, l'ho detto anche la settimana scorsa, ma è una cosa che ci ha stupito, ci ha commosso in alcuni casi, perché sono arrivate anche tante cose bellissime, ma anche tante tante domande da dover fare e tante testimonianze anche dall'estero. Ancora stamattina ci è arrivata una foto da Londra, ma rimettete quella foto da Londra per farvela anche al professor Ricciardi. C'è una persona che si collegherà a breve con noi, che ci ha scritto da Londra, al dillo a Mirta, questa è la metropolitana di stamattina a Londra. Io non so cosa hanno nella testa, professor Ricciardi, si rende conto? Stamattina. Ma sono pazzi, diciamo, il governo inglese credo che stia prendendo una delle cantonate più importanti, che credo pagherà caramente, perché in questo momento gli ospedali inglesi sono già, in questo momento, ancora più che emerga il picco, ecco, lo vedete, stanno aumentando molto di più che nella zona iniziale, quindi il tasso di trasmissione è 2,5-2,6. Significa che se in quella metropolitana c'è una persona che è infetta, quella infetta tutte quelle persone all'interno di quella metropolitana, cioè, che poi vanno a casa e contagiano i loro parenti. In questo momento già negli ospedali inglesi non hanno in questo momento né terapie intensive, mescolano pazienti Covid, pazienti non Covid. C'è il mio collega Richard Horton, l'editor in chief della Lancet, che è una delle riviste più importanti, che credo che sta sostanzialmente imputando al governo inglese una sorta di crimini contro l'umanità, che di fatto quello significa, cioè sostanzialmente facilitare il contagio. Devo andare in pubblicità, ci siamo innamorati tutti di un'immagine durante questo difficilissimo weekend di notizie molto brutte, che è di una dottoressa, si chiama Sara Barbuto, è una giovanissima pneumologa, le abbiamo chiesto di collegarsi con noi, andiamo in pubblicità e torniamo subito anche con lei. Angelo, rimani ancora un attimo con me, così ci salutiamo con calma. Pubblicità. Mondo Italiano, Italiano. Qui vi parlano i medici di questo reparto e tutti gli infermieri e gli operatori sanitari. Sappiamo che è molto difficile questo momento per voi e per tutti. Volevamo dirvi che intanto in tutta Italia stanno pensando a voi e stanno sperando che questa battaglia, che è molto dura, la vinciamo, e sicuramente così sarà. Per questo momento volevamo fare un po' come abbiamo fatto in tutta Italia, in modo che vi sentiate anche voi vicino alle vostre famiglie lontane. Allora, vorrei fare l'applauso. Faccio io l'applauso da sola. Ci ha fatto innamorare questa immagine, perché in un weekend difficilissimo, con numeri di morti che crescevano, numeri di contagiati che crescevano, è stato veramente un raggio di sole. Quindi abbiamo cercato Sara Barbuto, giovanissima pneumologa di appena 30 anni, fresca di specializzazione, che viene dalla Calabria e che lavora invece a Sondalo in Valtellina, in questo ospedale che è specializzato da molto tempo in malattie legate ai polmoni. Salve Sara, grazie di essere con noi stamattina, ci hai fatto un regalo. Non c'è di che, buongiorno. Allora, prima di arrivare da Sara, però, io voglio salutare il nostro Angelo, perché di nome e di fatto, perché le avevamo detto che prendevamo poco tempo stamattina, non vorrei che i quattro figli facessero una rivolta che rivolgono il computer. E voglio dirti, Angelo, che non solo ti abbracciamo da lontano, ma con tutto il cuore, a te, ma anche a tua moglie e ai tuoi figli, perché è stata una prova molto dura, ne siete usciti più forti e migliori, di questo ne siamo certi, e soprattutto, appunto, sono sicura che i tuoi occhi e il tuo cuore in quelle terapie intensive saranno ancora più vicine ai malati che curerai da questo momento in poi, perché certo, penso che se ci stanno dentro ti avrà cambiato un po'. Stare dall'altra parte della barricata, impari quello che la parte medica non ti insegna. Per quanto io abbia sempre avuto una particolare attenzione anche dal punto di vista umano al paziente, però alcune cose, se non le provi sulla tua pelle, non riesci a capirle. Grazie Angelo, in bocca al lupo davvero, con tutto il cuore.
Ciao. Grazie. Allora, arriviamo buona da Sara. Buona giornata a tutti. Allora, Sara, come ti è venuto in mente di far suonare, l'inno di Mameli nel tuo reparto? Raccontami. Allora, in realtà è stato per caso, perché c'era un po' di depressione che aleggiava nel reparto, sia tra i pazienti che anche tra noi medici e tutti gli operatori sanitari, perché i primi giorni è andata bene, poi più va avanti più è dura. Allora ero a casa, leggevo l'articolo di Beppe Fiorello in cui diceva che non bisognava cantare dalle finestre, ma indire 3 giorni di lutto. Per quello che sta succedendo, questo è più che vero. Però ho pensato che se l'inno aveva un senso, soprattutto proprio nell'incoraggiamento, questo doveva essere proprio nelle corsie. E da lì, non lo so, ho ordinato un megafono su Amazon e mi sono presentata in reparto così. In realtà i miei colleghi non lo sapevano, pensavo che mi avrebbero dato della pazza loro per primi. Senti Sara, ma raccontami le reazioni, colleghi e pazienti. Allora, i colleghi, dopo un'iniziale risata, perché comunque nessuno se l'aspettava, è stato molto emozionante. La caposala, che è la persona accanto a me nel video, Beatrice Arrighi, mentre io parlavo sentivo lei piangere di lato, di fronte avevo gli infermieri emozionatissimi anche, e al lato le mie 2 colleghe Liliana e Chiara, che si sono trovate nella fase in cui non sapevano se ridere o piangere per l'emozione. E quindi è stato un po' un colpo di adrenalina per tutti, per me per prima, che non mi aspettavo. I pazienti io purtroppo non li ho potuti vedere subito, perché ero in zona filtro per non consumare DP, perché non ero in turno, e quindi non sono potuta andare nelle loro stanze. Ma le mie colleghe che poi ci sono andate, gli infermieri, mi hanno raccontato che c'è stato un attimo di allegria in quello che è un po' un reparto di disperazione, sia dal punto di vista sanitario, perché comunque io lavoro nel piano dedicato ai pazienti più gravi, e sia dal punto di vista proprio umano, perché la tragedia più grande in questo momento, oltre alle vite che stiamo perdendo, è proprio il rapporto con i familiari che si è perso, ma anche il rapporto tra noi e il paziente, perché il paziente si trova davanti degli astronauti travestiti. Esatto. Non capisce neanche. Pensa che l'altro giorno si è collegata con noi un'ostetrica e mi ha detto che adesso ci sono tante mamme che adesso devono partorire completamente da sole, i mariti non possono entrare, i genitori non possono entrare, e mi diceva: io vedevo questa donna che ha partorito con me, questa ragazza che peraltro si chiamava come te, Sara, che si aggrappava ai miei occhi, perché possono vedere solo i nostri occhi. Esatto. Per dirvi quanto questa cosa sta cambiando tutto. Senti Sara, c'è un messaggio che vuoi mandare dall'interno degli ospedali alle persone che sono fuori, a noi tutti? Sì, allora, in primis di tenere duro, perché dobbiamo farcela, ce l'ho detto nel video, ne sono convinta, ce la faremo, sarà dura. La battaglia sarà durissima, ma la guerra la vinciamo, e di questo siamo sicuri. Poi voglio dare 2 messaggi. Il primo è: vi prego di restare a casa. La sanità lombarda, che è un'eccellenza italiana, è allo stremo. Non oso immaginare cosa potrebbe succedere se continuassimo ad andare avanti così, qui e altrove. La seconda cosa, questo l'ha anche detto prima il professore, non diamo retta alle fake news, perché in questi giorni c'è veramente un pullulare di antibiotici, vitamine, qualsiasi cosa sembra essere il miracolo. Miracoli non ce ne sono. Allora, l'unico credo deve essere la scienza. Sono 2 messaggi molto importanti. Torno un attimo al professor Ricciardi. Professore, sono delle belle testimonianze queste dei medici, deve essere molto fiero dei suoi medici in giro per l'Italia, insomma, lo dico a lei come rappresentante complessivo di una categoria. Non fiero di più. Lo immagino. Mi dica una cosa, professore, lei ha parlato del modello della Corea del Sud che potrebbe essere adottato dall'Italia. Ci spiega cosa vuol dire questo modello della Corea del Sud? Forse questa è un'altra informazione importante da dare. Allora, noi abbiamo imparato dalla Cina, come diceva la collega, la lezione del contenimento, cioè dello stare a casa, del non muoversi. E quello è il primo pilastro della nostra strategia.
Poi stiamo imparando dalla Corea sostanzialmente due cose. Il test a tutti i sintomatici e anche lievi, cioè sostanzialmente fare il test immediatamente venga un sintomo, anche un mal di gola, un colpo di tosse, una linea di febbre, farlo in maniera immediata, in maniera tale da tracciare poi in maniera digitale, cioè ipertecnologica, tutti i contatti di queste persone. Quindi l'abbinamento tra la strategia del contenimento e la strategia del tracciamento, quindi dell'incremento dei test, ma sempre però secondo la linea guida dell'OMS che dice ai sintomatici, ma anche a quelli lievissimi, cioè nel momento in cui hai anche un solo sintomo dei tanti che possono venire, fai il test. E l'altra cosa è fare i test a coloro che in qualche modo sono sintomatici e naturalmente poi hanno sviluppato la malattia, e anche dopo, diciamo, sostanzialmente la malattia, verificare questo tipo di... quindi test e tracciamento insieme al contenimento. Quindi le tre cose devono essere integrate in un'unica strategia che ci può consentire adesso di limitare il numero dei contagi e in futuro di ritornare a quello che io chiamo una nuova anormalità, nel senso che la normalità, come prima, noi la conquisteremo solo quando avremo una terapia specifica o un vaccino. Ma la nuova anormalità sarà la possibilità di muoversi, ma naturalmente di essere in qualche modo controllati e controllabili. Cioè, quindi lei mi sta dicendo che noi saremmo liberi dalla paura di Covid-19 quando avremo un vaccino o una terapia. Nel frattempo dovremmo convivere con questo virus, riuscendo a fare una vita il più normale possibile, ma a certe condizioni. Ho capito bene? Esattamente, cioè a certe condizioni che naturalmente non devono significare un'intromissione della privacy, cioè non devono in qualche modo ledere i diritti civili, ma dobbiamo trovare un equilibrio, perché altrimenti questa situazione drammatica noi non la potremo superare. Non è che possiamo stare 6 mesi, 7 mesi, 8 mesi, 18 mesi, allora, quanto magari probabilmente ci vorrà. Allora, vuole fare una domanda Gerardo, però io devo andare in pubblicità, può aspettare ancora qualche minuto professore, che c'è Gerardo che deve fare una domanda? Certo. Nel frattempo certo. Si è già collegato con noi un amico ormai di Dillo a Mirta, perché è diventato un enorme gruppo di amici Dillo a Mirta, lui ci ha scritto da Londra, è la persona che ci ha mandato anche prima quella fotografia che vi ho mostrato, incredibile, la metropolitana di Londra. Si chiama Eugenio Ceriello, manager di un supermercato a Londra, ci ha mandato delle immagini sulla mia posta interessantissime, che ci raccontano un altro mondo. Sbagliato. Un momento, Eugenio, benvenuto, grazie di essere con noi. Guarda, ciao, che bella Mirta, giornata, ciao, a Londra. È una bellissima giornata qui nel passato a Londra, siamo due settimane indietro voi. Nel passato, c'ha ragione, lo vedo. Torniamo subito, pubblicità. Mambo. Allora, eccoci qua, 12.03, arriva tutto un po' in ritardo oggi, ma non è colpa mia, l'ho ereditato, ahimè. Adriana, prego, Adriana Bellini, pronta per noi con gli aggiornamenti del telegiornale. Ciao Mirta, buongiorno, buongiorno a tutti i tuoi telespettatori. Allora, innanzitutto all'inizio del nostro DG faremo il punto sulla diffusione del virus, nella speranza che la lieve frenata di ieri tra contagi e decessi si riproponga questa sera, dando l'avvio ad una tendenza positiva. E poi andremo nella regione Lombardia, naturalmente lì l'occhio deve essere più accurato, avremo un collegamento appunto dalla sede della regione. Il governatore Fontana ancora questa mattina ha parlato di troppa gente in giro, ripetiamolo, bisogna stare a casa. E poi c'è tutta la questione economica, il decreto sulla chiusura di alcune attività produttive. Da una parte c'è la Confindustria che lamenta il pericolo di 100 miliardi di perdite secche al mese, dall'altra ci sono invece i lavoratori che chiedono di rimanere a casa, ci sono ancora moltissimi settori in funzione, dunque già sono partiti gli scioperi, i lavoratori per esempio dell'aerospazio, Leonardo, ma mercoledì proprio in Lombardia scenderanno e si metteranno in sciopero per 8 ore, non è certo il momento questo di andare in piazza. I lavoratori del settore metalmeccanico, ma anche chimici e tessili. E questo ci porta a parlare della borsa, è una giornata ancora molto difficile, un avvio di settimana complicatissimo, tutti i listini europei sono in rosso, Milano compresa, lo spread si aggira al momento attorno ai 200 punti. Va bene, speriamo bene, dai.
Teniamoci forte, grazie Adriana. Torno un attimo dal professor Ricciardi perché c'era una domanda di Gerardo Greco per lui. Cioè, sui tamponi abbiamo detto che insomma, la seconda fase di questa nostra offensiva contro il Covid è come stanno cercando di fare, anzi hanno fatto con successo a Seoul in Corea del Sud. Fino ad oggi non si è fatto, però mi sembra di capire, uscendo da qualsiasi metafora, perché i tamponi non c'erano, non ci sono. Per esempio il governatore Zaia è quello che ne ha fatto il maggior uso, ma dice non bastano mai. Cioè c'è un problema anche di forniture, oltre che di analisi fatte nei laboratori. Professore. Ma più che di forniture c'è un problema di capacità diagnostica, perché questo non è un test facile da fare, c'è bisogno di prelevatori esperti, c'è bisogno di laboratoristi esperti, c'è una grande manualità, c'è una lunghezza importante, ci sono attrezzature importanti, per cui è chiaro che li dobbiamo mirare. Quello che è stato fatto è magari in certi casi farne troppi e in maniera indiscriminata e non farli quelli che in qualche modo servivano per esempio per testare una sintomatologia precoce oppure per verificare una guarigione clinica. Quindi se noi ci organizziamo la capacità ce l'abbiamo indubbiamente e la possiamo anche ampliare, però ci dobbiamo organizzare in maniera militare, oserei dire. Ecco. Allora, in tutto questo ci ha raggiunto un medico di base che si chiama Alberto Aronica. È fondamentale la figura dei medici di base, l'avete capito bene negli scorsi giorni, e questo medico di base, questo dottore che vediamo collegato con noi, ha messo a punto assieme ai suoi colleghi un sistema che a mio parere potrebbe essere un modello molto utile per tutti, per arrivare prima. Brevissima pausa, pochi secondi e arriviamo da Aronica. Mambo italiano. Italiano. Allora eccoci qua, io vado subito da Alberto Aronica, che è un medico di base che si è preso un po' di tempo per stare con noi e per spiegarci delle cose, ma ne ha poco, quindi lo voglio usare al meglio. Grazie di essere con noi, davvero Alberto. Allora, com'è la situazione dei suoi pazienti a Milano? Noi siamo un gruppo di medici che lavoriamo all'interno di una struttura organizzata che si chiama PRE, siamo 6 medici, abbiamo circa 8.500 pazienti che seguiamo e in questi giorni ovviamente stiamo seguendo purtroppo solo domiciliarmente avendo poche protezioni, però circa ognuno di noi ha dei 25 ai 30 pazienti che hanno dei sintomi estremamente suggestivi. Ovviamente questi pazienti li chiamiamo tutti i giorni, li rassicuriamo, cerchiamo di avere la loro informazioni sul loro stato di salute. Perché secondo me è molto interessante la sua storia e il suo racconto, perché dato che una delle prime cose che viene in mente a tutti quelli che stanno male è corro in ospedale, che è esattamente la cosa che non va fatta, io ve lo dico da tempo, però io mi rendo anche conto che se uno sta a casa da solo, ha paura, si trova con dei sintomi, la prima cosa che fa si fila in macchina e va in ospedale. Ecco, perché questo non accada, questi medici di base hanno immaginato un percorso dentro il quale il paziente non si sente mai solo sostanzialmente, giusto Alberto? Esatto, noi dato che lavoriamo, devo dire non sono solo io ma siamo 3.500 in Italia che ci siamo organizzati con modelli tra virgolette imprenditoriali per gestire al meglio la nostra professione, abbiamo sviluppato un progetto a cui stavamo già lavorando per l'assistenza domiciliare che consente al medico dal suo studio di fare una videovisita al paziente, cioè riuscire a vederlo perché per adesso era solo telefonica e questo già dà molto perché la visione anche del viso del paziente può essere indicativa di uno stato di salute. E dopodiché abbiamo sviluppato insieme a questo partner che è una piccola software house di giovani un sistema di app che consente al paziente di essere collegato con noi, di registrare due volte al giorno i suoi sintomi e questi vengono facciamo a creare una simulazione, mi scusi, io sono una persona che la mattina si sveglia e si trova due linee di febbre, mi viene un po' di panico, ho un po' di tosse, cosa faccio? Allora, telefono ad Alberto sicuramente bene. Allora io la rassicuro, le do l'accesso a questa app che si chiama Visitami, il paziente si registra ovviamente nel rispetto della privacy perché mi viene mandata una mail che lui accetta ovviamente di condividere. Capirai, con me quale privacy? Io voglio vedere il medico in faccia, non trovare la privacy non me lo pongo quando mi sento l'ultimo. Bene, l'ultimo è fatto modo suo, ti dico tutto. Dopodiché cosa faccio io?
gli do questo accesso, gli fisso un orario, lui riceve una mail che gli dice guarda che alle 11 il tuo medico ti viene a visitare per via internet, e che lui abbia il palmare, che abbia un cellulare, che abbia un computer o un iPad, si collega a quell'ora, io lo chiamo, ci vediamo e lui mi racconta i suoi sintomi, le sue cose. Dopodiché lui ha su questa app che può, a cui puoi accedere gratuitamente, lui inserisce mattina e sera i dati che noi abbiamo estrapolato dalla letteratura esistente, cioè la pressione, la temperatura, il battito cardiaco, ecco, questo è quello che risulta. Ah, eccola qui, la stiamo vedendo. Automaticamente rimandati al medico, che può vederli costantemente. E quando questi superino certi livelli, soglia che abbiamo studiato come un alert, scatta un allarme per cui il medico riceve un avviso sul suo palmare che il paziente sta andando incontro a un peggioramento. Lo stesso riceve il paziente l'avviso che di chiamare il suo medico o, nei casi estremi, di chiamare direttamente. Scusa Alberto, sono un'ultima domanda da farti, perché a noi ci arrivano tante segnalazioni, ormai abbiamo aperto un canale con i nostri telespettatori, c'è un sacco di gente al nord che dice io ce li ho i sintomi, ho chiamato i vari numeri, ho detto che avevo sintomi, nessuno ha fatto niente, perché ormai non ti vengono a visitare o addirittura non ti ricoverano finché non stai molto male, è così? È così, e il problema è che noi siamo disponibili, almeno noi medici di queste due cooperative tra Milano e Legnano, 500 medici, anche ad andare a domicilio poi dei nostri pazienti come facciamo normalmente. Il problema è che siamo assolutamente privi di protezioni, cioè attualmente noi non abbiamo la possibilità di intervenire se non mettendo a rischio la nostra vita. No, scusi, ma non dovevano arrivare a Milano oggi 5.000 mascherine, tutte insomma... Allora, so che stamattina l'AS ci ha distribuito in questi giorni una decina di mascherine e dei guanti. Capirei. Oggi so che una mia collega è andata perché il comune sta, sta distribuendo le mascherine, quelle di protezione, di PI, quelle di secondo livello, perché solo queste mascherine per chi va al domicilio di un paziente allora, può essere... Allora, questa è una grande preghiera che facciamo a chi deve, al governo, alla protezione civile, al commissario. Questi medici dicono, noi lo facciamo perché è il nostro lavoro, andiamo noi a casa dei pazienti, farlo, però dovete darci gli strumenti minimi per poterlo fare. Io credo che sia fondamentale perché questo fa sì che la gente non fa l'imprudenza di muoversi e andare in ospedale, perché sennò è naturale che tu quando cominci a aver paura ti muovi e vai. E invece la cosa drammatica è passato un mese e ancora i medici di base non hanno... Va bene. Noi ci siamo dotati, siamo riusciti a trovare le ultime forme di mascherine, ma ne abbiamo trovate sei. Senti Alberto, possiamo fare un accordo che ci rivediamo fra qualche giorno, così ci racconta come sta andando avanti la cosa, se avete avuto anche le protezioni, ok? Quando vuole. Grazie davvero, grazie, un bel sistema. Allora, adesso c'è il mio amico di Londra che mi sta aspettando. Ciao Eugenio, eccolo qua. Allora, Eugenio, vi dicevo, ha scritto a dirlo a Mirta, ma non ha solo scritto, ha mandato dei filmati, cosa che io vi invito davvero a fare, perché per noi è davvero importante, lo dicevamo con Gerardo Greco l'altro giorno, riuscire ad avere una finestra sulla vita degli altri in questo momento, perché è l'unico modo per capire come la stiamo vivendo tutti questa situazione. Quindi lui ci ha mandato dei filmati, facendoci anche vedere come sta cambiando Londra in questi giorni, no? Quanta folla, ecco, li stiamo vedendo tra l'altro. Ci racconti, Eugenio? Sì, allora, quello che state vedendo in realtà è un paese giusto alle porte di Londra ieri. E come potete vedere, questa è la strada principale, questo è un supermercato, non si trova praticamente più niente, alcuni frigoriferi sono completamente vuoti. Quindi loro allegramente stanno uno vicino all'altro, però fanno le scorte alimentari. Sì. La follia totale. Al momento funziona così, cioè si fa spesa appena apre il supermercato con grande folla e alle 9 tutti a casa, alle 9 del mattino. Quindi il supermercato resta vuoto per chiunque voglia fare la spesa dopo. Un sacco di bar, come potete vedere, hanno chiuso o hanno chiuso anche per ordinanza del primo ministro la seduta, servono solo takeaway. Il centro di Londra, che è quello che state vedendo voi e che è quello dove mi trovo io adesso, che è proprio il cuore della finanza, è indubbiamente più vuoto rispetto al solito. Da qui a dire che non c'è nessuno non è proprio così, soprattutto perché
alle mie spalle, penso che possiate vederlo, c'è il consolato italiano, dove da stamattina, come ogni mattina, ci sono circa 20-25 persone stipate fuori senza mantenere nessun tipo di distanza di sicurezza. Esattamente. Pensa te. Allora, invece, quella fotografia della metropolitana, Eugenio, non l'hai fatta tu, diciamolo, sennò poi a casa, a casa in Italia si arrabbiano. L'ha fatta un collaboratore, adesso l'ha messa su Twitter, la stanno rilanciando anche vari media qua. Non l'ho fatta io su quella metropolitana, non ci sono salito, sappiatelo, non prendo metro per andare al lavoro. Bene, meglio. Cammina, bravo Eugenio. Eugenio, scusa, mi spieghi un attimo una cosa, ma cosa hanno capito gli inglesi di tutto quello che sta accadendo, anche rispetto a questa comunicazione così strana che ha dato Boris Johnson, no? Che è passato da dire immunità di gregge a invece poi fare delle ordinanze abbastanza stringenti adesso. Sì, sono ordinanze stringenti, ma al tempo stesso sono ancora nella fase della raccomandazione, cioè raccomanda alla gente di stare a casa, non obbliga la gente a stare a casa. Ci sono stati degli obblighi, hanno chiuso i ristoranti, hanno chiuso i pub, possono servire solo take away, hanno chiuso le palestre, hanno chiuso i teatri, i cinema, questo sì, però la gente è ancora libera di andare e uscire come gli pare. Ieri si sono viste scene, soprattutto nei parchi, di tantissime persone, bambini, che se ne sono altamente fregati. È come se ci fosse una spaccatura. Il centro di Londra, il cuore della finanza, ha recepito abbastanza bene la situazione e è molto, molto, molto più quieto di quello che era prima. Basta spostarsi un pochino fuori, tipo in zona 2. Allora, Eugenio, prima di lasciarti, ti faccio vedere cosa capita a Napoli, perché anche in Italia ci sono zone molto diverse. Io vivo a Roma, vivo al centro di Roma, e Roma è davvero spettralmente oggi vuota. Poi ci arrivano delle strane immagini dalla mia città, da Napoli, guardate. Da Vignasi, guarda qua, va. Questa è la Vignasetta, come tu vuoi vincere questa guerra, frate? Tu mi dici tu a me, questa guerra tu come volessi vincere? In Cina un cittadino cinese che era uscito dalla quarantena, dalla zona che era in quarantena, 23 anni, è stato fucilato. Ora nelle democrazie occidentali non esistono questi metodi terapeutici. Che speranze tenimmo in Italia? O sotto morimmo tutti quanti. C'è una stagione nella quale noi avremo centinaia di ragazzi che si laureano. Mi arrivano notizie che qualcuno vorrebbe preparare la festa di laurea. Mandiamo i carabinieri, ma li mandiamo con i lanciafiamme. Io mi chiamo Vincenzo De Luca, sono governatore in Campania e che ste. Io mi chiamo De Luca Vincenzo, sto sulla poltrona dal 93. Mo vi dico adesso che faccio, vi rinchiudo con il catenaccio, sto facendo una tabula rasa, chi esce di casa sa avere con me. E allora, questo è Napoli, c'è tutto a Napoli come al solito. Eugenio, io ti saluto e ti ringrazio, ci vediamo molto presto casa, io e te. State a casa! State a casa, bravo, siamo tutti d'accordo. Ma vado subito a salutare il direttore del Mattino, Federico Monga, amico, collega, direttore del giornale di cui ho cominciato a fare questo mestiere. Ciao Federico, buongiorno, bentrovato. Buongiorno a tutti. Allora, Napoli è una città poliedrica, no? Perché per strada la pigna secca fanno quello che gli pare. Il nostro governatore De Luca parla di lanciafiamme alle feste di laurea e la città si inventa pure un De André in salsa partenopea. Vabbè, questo è proprio tipico di Napoli. Diciamo che la satira su De Luca, secondo me, fa anche parte un po' del successo che ha De Luca in questo momento, perché la maggior parte dei campani sta con De Luca e vuole delle misure molto ferree, ha condiviso le misure molto ferree. E il governatore De Luca è di abitudine così, è sempre stato ricordato come un sindaco sceriffo, quindi in questo momento diciamo si trova proprio a giocare sul suo terreno e quindi si sta, diciamo, sta operando molto molto bene secondo noi. Certo c'è ancora qualcuno, una minoranza ma non troppo esigua, che continua invece a non capire. Le immagini che hai fatto vedere tu dalla Pigna Secca risalgono a, credo, un paio di giorni fa. Con quelle immagini poi i carabinieri e la polizia sono andati alla Pigna Secca e hanno, diciamo, riportato una certa
a un certo coprifuoco, con una certa dimensione più corretta. Purtroppo però oggi noi sul Mattino abbiamo pubblicato una foto dall'alto del quartiere della Sanità, della piazza della Sanità, dove io poi ieri sera mi sono messo a contare queste ore 12:30, è una foto incredibile quella che pubblica il Mattino stamattina. C'erano più di 200 persone, noi abbiamo scritto ora basta, e non sappiamo più come dirlo, noi sposiamo questa campagna di De Luca e di tutte le persone di buon senso di costringere la gente a casa, e allora, purtroppo se la gente non lo capisce da sola bisognerà usare dei mezzi ancora più Federico, aspetta più un momento, perché si sono già collegati con noi due persone che per motivi diversi faranno dei commenti molto interessanti sull'argomento. Uno ormai è un nostro ospite abituale, si chiama Girolamo Laquaniti, è il portavoce dell'Associazione Nazionale dei Funzionari di Polizia. Sono quelli che devono fare i controlli, che devono capire chi sta sbagliando in buona fede, chi sta facendo delle straordinarie... voglio dire cazzate, perché sono proprio delle cazzate. Beh, oggi sì, fare queste cose tecnico, l'ho detto, e deve anche riuscire, poveracci, a barcamenarsi in una selva di norme. Lui ha detto un dedalo, ora arriviamo un momento da lui e poi c'è un ritorno per me straordinariamente allegro, perché il mio amico Claudio Mendola, che ci sta, si è collegato da casa sua e che ci sta guardando in queste mattine, mi fa sempre dei commenti molto precisi sulle mie puntate, su quello che faccio. Ciao Claudio, come stai? Ciao Mirta, buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Grardo, buongiorno. Ti abbraccio a distanza, dai. Lo sai, no? Anch'io, certo, siamo qui, dai, lottiamo, e abbiamo un sacco di cose da dirci però, no? Che ne pensi dei napoletani, dei miei concittadini meravigliosi? Ma quello che ha appena detto il direttore, cioè che ovviamente la stragrande maggioranza dei napoletani e dei campani lottano con coscienza e con giudizio, e poi siamo sempre lì, è sempre quella solita parte, i soliti stupidi, no? I soliti noti sono quelli che poi sono quelli che la domenica... allo stadio sono quei pochi imbecilli sempre, quei pochi imbecilli che corrono, che bevono e poi guidano, quei pochi imbecilli che però fanno male a tutti gli altri. Allora, scusate, mi devo tornare da Girolamo Laquaniti, perché c'è un tema in questo decreto di cui si è molto discusso già in queste poche ore in cui abbiamo avuto la fortuna di poterlo leggere, e cioè il tema delle seconde case, dei weekend, adesso arrivano le vacanze di Pasqua. Sì. Ebbene, Laquaniti, le faccio vedere una cosa, perché abbiamo provato a farci un weekend al mare con la mia inviata a Gaeta, guardi che c'è successo. È il primo weekend di primavera, facciamo ciò che tutti i romani farebbero se non fossimo in emergenza sanitaria, andiamo al mare. Nonostante gli annunciati blocchi, raggiungiamo la statale Pontina senza essere fermati, il primo stop dopo 200 chilometri. Dove andate? Stiamo andando dal sindaco di Gaeta. Grazie, buongiorno. Stiamo andando a Gaeta perché il sindaco, prima ancora del governo, aveva già vietato l'accesso a tutti i proprietari di seconde case. Salve. Siamo stati appena fermati. Puoi mettere un attimo qua all'aria, per cortesia? Ma è lui il sindaco. Io sono arrivato prima a emettere quest'ordinanza perché tenevo un afflusso impressionante delle seconde case. Stamattina abbiamo fermato un centinaio di persone che abbiamo rimandati a casa. Che venivano per ragioni futili, come aprire la seconda casa o controllare se c'era qualche problema. It's time to get away. Perfetto. Potete andare, buona giornata. Noi abbiamo controllato ogni bus che passa e che entra dentro Gaeta, perché il bus può essere un luogo di assembramento dove le persone utilizzano questo mezzo per non rispettare le prescrizioni.
La Greta, che ci faceva fuori? Ci sono i limoni e altre cose che mi sono... Signora, non si faceva fuori al comune di residenza. La spesa si fa sotto casa. Non vuole nessuno se senza un limone. Diciamo che quando riguarda il turismo siamo messi male, però si va avanti. La spesa è anche per fare un po' i bisogni del cane. E basta, ora a casa e non si esce più fino a stasera. E il nostro viaggio non può non concludersi in spiaggia. Tutti gli accessi sono vietati. Qui non c'è anima viva. Allora, Laguaniti, le case al mare. Allora, le dico la verità, io sarà che parlo con lei tutti i giorni, per me era già vietato andare nelle seconde case. Sì, anch'io avevo capito. Eppure Gerardo Greco con me. E invece non era così? Ma il problema è che, come ho già detto in altre occasioni, qui noi ci troviamo di fronte a una legislazione che non ha precedenti, non abbiamo giurisprudenza. Noi abbiamo sempre interpretato, credo in modo corretto anche per i nostri spettatori, che l'eventuale uscita verso seconde case poteva valere e vale solo nel momento in cui ci siano situazioni extra ordinem. È partita, è saltata una tubatura, c'è un'emergenza concreta. Secondo me bene hanno fatto, perché, ripeto, ci troviamo davanti veramente a un complesso di norme, a una legislazione di emergenza che io non ricordo neanche negli anni più bui del terrorismo, che ci costringe a continui confronti tra noi dirigenti di polizia con le diverse procure della Repubblica. Da questo punto di vista, bene, benissimo, i ministri Lamorgese e Speranza ieri, che hanno, come posso dire, anticipato addirittura il passaggio del Presidente del Consiglio. Adesso la norma è chiarissima, non si presta a fraintendimenti, a dubbi. Non si può non solo non andare nelle seconde case, ma non si può neanche rientrare nei comuni di residenza o domicilio nel momento in cui ci troviamo fuori per lavoro. Allora, qual è il grosso problema? Lavoro, che no? Per ci esempio, siamo quelli posti? Che hanno pensato di dire mi vado a fare 3 giorni fuori quelli la settimana fuori. Scorsa. Quelli non erano, possono più tornare a Roma. Se sei in questo momento in una casa al mare in campagna, lì rimani, giusto? Ma già questo, come posso dire, è più complesso, perché si trovano, come posso dire, non si dovevano trovare a prescindere lì. Il senso della norma riguarda tutti quei lavoratori che con il nuovo decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri si trovano in città, in comuni, dove le fabbriche che non lavorano più, che non producono più perché non appartengono alla categoria dei beni essenziali, vorrebbero tornare a casa dei familiari, degli amici, delle fidanzate. Ecco, la norma ha proprio quella finalità lì, evitare questo esodo di massa da parte di lavoratori che hanno le famiglie di origine in altri luoghi e che necessariamente vanno tenuti e contenuti nei comuni, perché così deve essere. Le faccio un esempio: io ho un domicilio a Verona perché in questo momento lavoro a Verona da qualche tempo, ho mantenuto la mia residenza a Roma. Io devo continuare sempre a rimanere a Verona, non posso tornare a Roma da mia madre o da mia sorella. Chiarissimo. Vediamo qualche altra domanda, perché ce ne sono tante che ci arrivano. Posso continuare a fare sport all'aperto? Qui, come posso dire, intervengono una serie di disposizioni da parte di diversi enti, o da parte delle regioni o da parte dei comuni. Ormai in quasi tutta Italia le attività comunque non proibite dal decreto in vigore, sono limitate agli spazi vicino casa. Ripeto, poi dovremmo fare un distinguo accurato tra sanzioni di natura penale e sanzioni di natura amministrativa. Preciso che spesso le sanzioni di natura amministrativa come quantità di denaro da sborsare sono addirittura spesso superiori. Il senso della norma è tutte quelle attività fisiche, motorie o soprattutto tutte quelle attività che riguardano la necessaria passeggiata del cane, che siano in un raggio ristretto nell'ambito del proprio domicilio. Ormai quasi tutte le regioni e quasi tutti i comuni si aggirano sui 200 metri. Esatto. Poi anticipo il lettore o il commentatore poco furbo che ci chiede: ma 201 metri mi fate la multa?
qui il problema non è il metro, i 10 metri, i 20 metri, qui il problema è che noi abbiamo trovato gente con i cani in macchina che attraversavano le città per andare al parco comunale più bello, che andava all'area cani allora, abituale. Allora, mi scusi, Laquaniti, dato che io vorrei sempre che noi collegassimo i divieti e le norme a quello che sta succedendo, perché ci dobbiamo sempre ricordare perché è importante, esatto, seguire le regole. Vedo che c'è Andrea Milluzzi da Bergamo con un medico e penso che sia bene sentire le parole dei medici, perché quello che ci spiega Laquaniti, che dobbiamo fare o non fare, è strettamente collegato a quello che sta accadendo nei nostri ospedali. Andrea. Mirta, sì, con me c'è il dottor Marco Rizzi, che è il primario dell'infettivologia dell'ospedale di Bergamo, che appunto con cui stavo parlando diceva che qui a Bergamo, che sappiamo essere molto colpita, c'è il problema che non ci sono nemmeno i dati reali, perché molti sono contagiati dei cittadini che non sono in ospedale e purtroppo, dottore, lei dice che oltre l'ospedale anche la casa sta diventando luogo di morte, cioè molti si stanno ammalando e morendo in casa perché non c'è più ricettività negli ospedali. Beh, sicuramente l'infezione è diffusa e l'ospedale intercetta una parte. In realtà lo sforzo sin dall'inizio è stato quello di fare arrivare in ospedale le persone per le quali l'ospedale può fare la differenza. Quindi persone con malattia grave, con insufficienza respiratoria, le quali vengono testate per il virus e ricoverate, seguite fin dove necessario. Questo vuol dire che molte persone però restano a casa. Restano a casa con malattia da lieve a moderata e queste persone sono quelle, accennava lei, che non figurano nelle statistiche. Le statistiche sono fatte sulle persone viste in ospedale, sottoposte alla ricerca del virus e risultate positive. Quindi chiaramente c'è un sommerso sul territorio di persone con malattia di varia gravità che non risultano nei conteggi ufficiali, sono conti che faremo poi a distanza di tempo, quando ci saranno le statistiche dei vari comuni, le statistiche ISTAT su allora, per quanto riguarda le la ringrazio decessi. Molto per questa testimonianza, perché quello che io ho vissuto intervenire in diretta raccontando il virus da questo studio, all'inizio bastavano due linee di febbre, correvi in ospedale e ti ricoveravano. La verità è che non è più così, perché in alcune zone del paese è talmente terribile quello che sta accadendo, come Bergamo, come Brescia, per cui loro possono curare solo chi ha dei sintomi talmente gravi da ricoverare subito, e questo diventa un grande tema. C'è gente che sta a casa con febbre alta, con tosse, col Covid e non può essere ricoverato. Cioè noi abbiamo bisogno di essere sempre rassicurati. Quella app che ci faceva vedere prima il medico di base, che abbiamo mandato in onda poco fa, ti dà il senso di sicurezza, cioè sai che sei in un percorso. Ecco, la paura è sempre quella di uscire da questo percorso, di essere dimenticati, di essere abbandonati. Da questo punto di vista i messaggi che arrivano da qui, dai medici, mi sembra che siano confortanti, però certo, psicologicamente allora, è dura. Va bene, io ringrazio molto il medico di Bergamo, lo ringrazio per averci raccontato questo pezzo di realtà terribile, ma che dobbiamo tenere molto ben presente quando facciamo le nostre scelte individuali. Claudio Amendola. Eccoci. Che effetto ti fa questo racconto veramente? Cioè, mai visto prima? Ecco, io devo dire che è una roba che non mi sarei mai aspettata di dover raccontare in televisione. No, è esattamente questo quello che credo ci spiazzi un po' a tutti, il fatto che nessuno si era mai immaginato che questo potesse succedere. Questo sembra una sceneggiatura, sì, è un film apocalittico, no? E quindi siamo tutti qui a farci delle domande e soprattutto ad aspettare delle risposte e devo dire, prendo 20 secondi per ringraziarvi a voi che comunque, mettendo a repentaglio pure la vostra salute, comunque state al lavoro e ci tenete informati. Io lo dico perché questo il weekend senza... Tu sai, io sono uno spettatore di La 7, però un weekend senza l'informazione continua, che per me è stato vuoto, insomma, a me è mancato molto, perché poi oltre all'informazione anche una compagnia quando le trasmissioni sono belle come le vostre. Detto questo, cioè, tu stai dicendo che in effetti la televisione, che secondo alcuni alimenta la paura, invece in questa fase ti fa sentire meno solo e più dentro un grande meccanismo collettivo, no? E questa è un po' l'idea. Allora la ti paura sta dicendo anche che dovresti andare in onda il sabato e la domenica in qualche modo, però questo mi vuole troppo bene, Claudio, sai che non potrei non ce la farei fisicamente. Le voglio bene. No, sto dicendo invece che secondo me la paura viene alimentata
dalle notizie false, anche dall'ignoranza, però permettetemi di dire, perché mai come in questo momento bisogna essere assolutamente attenti a non credere alle voci che sentiamo, alle notizie su internet. Io sai che non sono un amante dei social, della rete, ma in questo momento se non ci fosse io non starei al telefono con te. Quindi per carità, ne riconosco l'enorme valore in questo momento. Altrettanto però è proprio questo il momento in cui prolificano le cazzate, come le certo. chiamavi tu prima. Quindi bisogna stare molto attenti, bisogna essere altresì attenti invece alle notizie vere. Bisogna dar retta alle persone che intervistate, che ci dicono quali sono, perché se uno sta attento, le cose i medici le dicono da un mese certo. e tutti più o meno le stesse. Anche prima, certo. Allora, sono molto contenta di questa cosa che ha detto Claudia Amendola, perché io sinceramente il modo in cui mi sto approcciando a questo momento, sono davvero convinta che è un momento in cui il nostro mestiere, l'informazione, è divenuto un bene essenziale. Sono davvero convinta che il nostro dovere oggi è spiegare, chiarire, riuscire a dare un'informazione corretta, certificata, sicura, perché appunto ognuno di noi ha dei telefonini che vengono bersagliati da messaggi nutritivi, dubbi nutritivi, e per quello chiediamo a medici competenti e a poliziotti competenti, perché poi anche l'attività del Fallaguaniti per me è fondamentalissima, cioè ognuno di noi deve sapere esattamente cosa può fare e non fare, perché c'è tanta gente che sbaglia in ottima fede, direi, e quindi quello è un altro elemento fondamentale. Tu fai sport a però casa, Claudio? Sì, io sono a casa da 14 giorni e devo dire in questo senso che sono in casa io, Francesca e Rocco. E Rocco c'ha 20 anni e sono 14 giorni che sta in casa, si è organizzato come tutti i suoi amici, devo dire. Bene, stanno sempre in video, si frequentano sullo schermo e ho trovato in mio figlio, un ragazzo normale, di 20 anni come tutti gli altri, dopo 2-3 giorni di muso, di arrabbiatura con il mondo intero, poi ho trovato invece un adattamento e anche un sorriso che gli è tornato, perché stiamo tutti su questa barca. In più noi ci stiamo da super privilegiati in una casa in cui ci possiamo dividere gli diciamola spazi. Diciamola questa cosa, bravissimo, perché noi abbiamo quelli che hanno delle case grandi e comode un conto, c'è gente che sta in un monolocale, appiccicati, è difficilissimo non uscire, non fare quello che chiede di non fare la Quaniti, dobbiamo saperlo anche questo. Claudio. Permettimi di dire una cosa, Mirta. Allora, ne stiamo parlando troppo poco. Ieri ho capito che sono drasticamente calate le denunce sulle violenze sulle donne, perché non hanno modo di farlo, perché non possono uscire, perché non possono telefonare. Allora io credo che questo è un altro argomento altrettanto importante, perché quando si sta in quelle situazioni e costretti in 50 metri quadrati, se non di meno, e non si può neanche scappare, ecco, io credo che quella sia un'altra delle grandissime difficoltà che non ci dobbiamo scordare. Ci sono troppe donne e fino a un mese fa ne parlavamo tutti i giorni, adesso non ne parliamo più. Ieri è successa una cosa terribile, non c'entra la violenza sulle donne di un marito, di un compagno, ma di un figlio. A Roma è successa una cosa terribile, sicuramente data anche da una situazione difficilissima, per carità. Però attenzione a parlare con la gente in questo momento. Per questo dico che la televisione è importante. Allora, ha detto delle cose sacrosante, Claudio. La convivenza coatta può essere terribile in situazioni difficili. In alcune famiglie stanno riscoprendo il dialogo, stanno rigermogliando dei rapporti che forse erano poco seguiti, coltivati. Ma in molti altri casi purtroppo ha ragione Claudio Amendola. E sul tema delle donne è un tema enorme, ahimè. Io continuo a dirvi che noi, per quello che abbiamo potuto nel nostro piccolissimo, abbiamo aperto un canale di comunicazione con voi, che è Dillo a Mirta @7.it. Tutto quello che ci arriva viene letto con grandi difficoltà, perché arriva tanta roba, ma lo stiamo facendo perché siamo convinti di essere un pezzettino che può dare una mano in questo difficilissimo momento. Vado in pubblicità e torno subito con voi. Mambo Italiano. Mambo
questo non ci deve togliere la voglia di vivere, di fare un sorriso, di ballare, di cantare, di fare comunità. Quindi vi chiediamo di partecipare. Se voi partecipate, fate un sorriso, noi siamo contenti. Allora, tra i tantissimi video ricevuti in questi giorni, continuateli a mandare, è arrivato questo video stupendo di questi tre ragazzi che sono tutti e tre, vivono a Firenze, ma non sono di Firenze, Luca, Marco, Luca. Sapete che ho pensato quando ho visto il vostro video, ragazzi? Siete i vicini di casa che tutti vorrebbero. Sì, sì. Siete stupendi. Grazie. Avete fatto ballare tutto il vicinato, il DJ set dal balcone. Sì, esatto. Come vi è venuto in mente? Ma è nato tutto un po' per caso, anche perché i primi giorni di quarantena sui social spopolavano questi flash mob. Quindi anche noi nel nostro piccolo abbiamo cercato di dare il nostro contributo, anche perché abbiamo un po' pensato anche alla nostra situazione fortunata, perché comunque noi siamo in tre e in questo periodo che comunque anche psicologicamente è un po' difficile per tutti, abbiamo la fortuna di passarlo in compagnia, ma abbiamo realizzato che non tutti hanno questa fortuna e ci sono tante persone che comunque sono a casa da sole e non hanno nemmeno la possibilità di fare una chiacchierata come facciamo noi tutto il giorno e tutti i giorni, ecco, e tenerci compagnia l'un l'altro. Quindi questo secondo noi è importante anche tenere compagnia e contribuire, condividere con gli altri. Ma ballate e basta con i vicini o cominciate anche a chiacchierare, a parlarvi? Perché io per esempio ho fatto amicizia con un signore dai balconi di casa mia che non avevo mai visto prima, sostanzialmente. Esatto, infatti anche quello è stato bello perché praticamente non avevamo idea di chi abitava intorno a noi, conosciamo a malapena quelli che stanno nel nostro palazzo. Comunque, la signora vestita di bianco, fatele i complimenti da parte mia, è una ballerina divina. Mi raccomando, presentate. Va bene, ragazzi, mandateci altri video perché ci avete fatto una grande allegria. Vi voglio ringraziare perché sono le finestre belle, allegre di questo momento. Stiamo riscoprendo un desiderio di stare insieme che non sospettavamo più di avere, secondo me, neanche noi stessi. È vero. E mi raccomando, noi cerchiamo sempre di diffondere il messaggio di stare a casa. State a casa. Stasera che suonate stasera? Avete già in testa la compilation? Stasera sì, gli ultimi giorni stiamo un po' più spingendo verso la dance perché la richiesta dal vicinato è quella di ballare. Ma quanto dura? Cioè, quanto durano queste session? Ha capito, la Guaniti, ma non possono andare a fare sport fuori, ballano sul balcone. No. Pensi che bravi, eh? Bravissimi, eccezionali. Più bravi di me perché io costringo i miei figli a sentire adesso di Andrea Dalla Battisti, quindi bravo, è un'ottima cultura musicale. Voglio sentire su questa storia stupenda di Luca, Marco, Luca, sia Claudio Amendola e poi voglio sentire anche Federico Monga. Guarda, è bellissimo, non li avevo visti, ragazzi, trovo che questa cosa sta succedendo anche a me. Con le dirimpettaie al palazzo davanti ci sono delle signore che fanno ginnastica verso le 6, sono madre e figlia, sono tre generazioni, insomma, un figlio, un bambino con la mamma e la nonna e ci raccontiamo come va, così ci si riscoprono cose belle. Potrebbe essere una bella eredità questa se ce la portassimo appresso anche quando questo maledetto virus sarà andato via, sarà finito. È una... Potrebbe essere una grande opportunità, Mirta, potremmo riscoprire cose che abbiamo dimenticato e soprattutto mettere un pochino meglio a fuoco quello che ci sembra così irrinunciabile nella nostra vita passata, perché la vita che ci aspetta sarà, spero, diversa e le priorità... Questo lo penso anch'io, Claudio, nulla sarà più come prima, è una sensazione che ho molto forte questa. Sì, ma io però lo vedo in positivo, le nostre come persone private, ma soprattutto quelle delle società, dei governi, perché se questa storia ci insegna qualcosa è che noi non potremo mai più fare a meno della conoscenza, della qualità delle persone, della... come dire,
della meritocrazia, porca miseria. Noi non possiamo più metterci nelle mani di gente improvvisata, di gente che non lo fa di mestiere, non so come dire. Allora, no? Voglio sentire anche Federico Monga. Beh, sì, devo dire che questo coronavirus ha scattato una grandissima fotografia di tutti quelli che sono i limiti, i ritardi, i difetti del nostro paese, ma nello stesso tempo ha anche scattato una fotografia di quello che sono i nostri pregi, i nostri valori, e quindi la solidarietà è anche l'inventiva, cioè è bene che gli italiani si affaccino ai balconi, qualcuno si inventi qualsiasi cosa, che riporti una vita sociale in questa nuova dimensione. Ad esempio a Napoli c'è chi fa la tombola dal balcone con un megafono e tutti con le cartelle. Mandami un video, ti prego Federico, mandami un video. Sì, adesso poi te lo mando, anche perché c'è l'eccezionalità di questo fatto, lo dimostrano anche alcuni piccoli abitudini quotidiane che noi avevamo e non abbiamo più. Ad esempio il gioco del lotto. Sembra, è una piccola cosa, però dà la dimensione della gravità di questa storia. Il gioco del lotto, i banchi lotto durante la guerra, come le messe, venivano, adesso non voglio unire il sacro e il profano, ma comunque continuavano ad andare avanti. Adesso il gioco del lotto è stato allora, è perdonate, sospeso. Mi sono in un ritardo pazzesco, ormai praticamente più siamo meglio stiamo, l'importante è noi a casa festa. Propria, questo studio è diventato veramente meraviglioso. Vado in pubblicità, stanno arrivando anche Luciano Fontana e Carlo Cottarelli, qualcuno di voi dovrà abbandonarlo, ma adesso vediamo in pubblicità. Mondo Eccoci qua, vedo già collegato con noi Luciano Fontana, è rimasto con noi Claudio Amendola, è rimasto con noi Gerardo Greco, è arrivato il freddo. Non è vero, sì, è arrivato sotto corona, però fa freddo sotto corona, tanto. Beh, un po' sì, insomma, il calo mi pare che sia stato abbastanza sensibile. Con un pochino di pazienza ci riassestiamo su valori Quanti normali, giorni? Un paio di giorni. Almeno tu dacci informazioni precise, perché tutto il resto sì, è un po' aleatorio. Confusione. Va bene, nel limite del possibile. Allora, la situazione, io come dire, metterei un po' l'occhio, il mirino, sul medio versante adriatico, Calabria e Sicilia, perché qui ci sono delle nuvole, precipitazioni non molto intense, qualcuna nevosa, come si sale anche a livello collinare, però c'è una traccia di temporale. E questo è come se fosse un po' un presagio, perché guardate, per oggi le piogge ci sono. Vedete che tendono a diventare un pochino più intense fra Calabria e Sicilia. Domani saremo in una fase di passaggio, perché guardate sul versante adriatico, sulle zone interne, sul contrafforte dell'Appennino, anche precipitazioni intense che possono ancora essere nevose a quote abbastanza basse, ma in tendenza tendono a risalire, piogge estese in Sicilia. Il cambio di passo, che poi sarà associato anche a un cambio di temperature, lo avremo nella giornata di mercoledì, perché il maltempo fra Calabria e Sicilia diventa molto forte, precipitazioni particolarmente abbondanti, e specie in Calabria dureranno anche nella giornata di giovedì, quindi situazione anche un po' critica. Piogge ancora, o nevicate sui rilievi, ma in tendenza un po' più alte, su tutto il versante adriatico. Vedete, si arriva anche in Romagna, Marche, Romagna, quindi non soltanto al sud. Questa situazione si intensifica giovedì e poi piano piano comincerà a mollare, con temperature che diventano normali. Una foto tranquilla, per una volta, presa da casa. Questa di Livio, questa è una rosa antica, con tutte le goccioline di rugiada. Insomma, un pochino ci tranquillizza. Che meraviglia, grazie Paolo. Allora, vedo collegato con noi Luciano Fontana dal suo giornale, che ormai praticamente non abbandona mai, credo. Salve Luciano, ben trovato. Direttore del Corriere della Sera, come ben sapete. È arrivato anche Carlo Cottarelli da casa sua, ormai ho imparato a riconoscere il soffitto di Cottarelli, pensate come sto. Va bene, salve Cottarelli, come sapete Cottarelli è un grande economista, nonché è il direttore dell'Osservatorio dei Conti Pubblici ed è una riserva della Repubblica in momenti difficili, ha sempre il trolley pronto perché non si può mai sapere. Allora, Luciano,
Allora, parliamo un attimo di questi divieti, di questo decreto, perché io ho scritto una lettera al tuo giornale in cui ho detto che questo è il momento della responsabilità, non delle polemiche, abbiamo molto parlato tu e io di questo tema. Certo è che tra sabato e domenica, insomma, è stato un po' complicato tenere a freno, diciamo, le critiche e le polemiche. Certamente la gestione è stata una gestione per molti aspetti confusa, che è derivata da più elementi. Il primo è quello di cercare di anticipare e tamponare una pressione molto forte che veniva dalle regioni del nord, in particolare la Lombardia, che aveva detto noi in ogni caso andiamo avanti. E poi la definizione delle attività. È evidente, si capisce dalla reazione oggi dei sindacati, che si era pensato, si era concordato qualcosa di più restrittivo, poi ci sono state tante pressioni, alcune forse anche legittime, determinate dal fatto che alcune filiere chiuse servivano a delle filiere che restavano aperte, quindi c'è stato un pressing per tutta la giornata di ieri, è arrivato l'elenco delle aziende aperte, è un elenco abbastanza sterminato. In sì, momento, sono come tanta, sapete, c'è... ce li ho qui davanti, c'è tanta roba dentro, devo dire, sono 97 in realtà, oltre 90. Allora, prego Luciano. Sì, intanto già si annuncia qualche sciopero, ad esempio dei metalmeccanici, quindi è una situazione da tenere sotto controllo, da seguire bene, perché può dare degli sviluppi non positivi per nel clima che si può generare nel paese. Allora, infatti, questo è molto importante, perché naturalmente in un momento così difficile il clima è fondamentale, il senso di fiducia collettivo nei confronti delle istituzioni è fondamentale. Posso dirti che quella confusione di sabato sera un pochino ha creato sfiducia in chi aspettava da un momento all'altro, ha dovuto aspettare tanto tempo, più di mezz'ora, e poi vedendo che il decreto in realtà non arrivava. Cioè, in un momento come questo c'è bisogno di grande unità e di un messaggio univoco da parte della politica, che forse ancora stiamo aspettando, no? Infatti ci sarà bisogno poi, quando sarà forse mercoledì, di comunicazioni del Presidente del Consiglio in aula, Parlamento. Cioè c'è bisogno di fare decantare questa cosa, di essere tutti dentro. Allora, Cottarelli, cosa pensa questa cosa che diceva adesso Luciano Fontana, no? Tutte queste esclusioni, diciamo, c'è una chiusura ma non completa, naturalmente c'è tutta la filiera dell'agroalimentare, che si capisce poi bene perché, del sanitario, ma ci sono anche molte altre cose: attività finanziarie, assicurative, attività legali e contabili, attività di consulenza gestionale, insomma tante cose che hanno fatto meno, un po' stupire, no? Insomma, tutti noi, i call center. Sì, io ho guardato, abbiamo guardato rapidamente qual è la parte di prodotto, di produzione, di PIL che non viene toccata dal provvedimento. Quello che viene chiuso più o meno è la metà, mi sembra, dell'attività produttiva, quindi rimane una parte molto, molto ampia. Io sinceramente sarei stato per una chiusura più drastica a questo punto, perché l'emergenza principale è quella medica. Cosa si poteva chiudere in più secondo lei? Beh, insomma, io credo che la cosa fondamentale, noi adesso di che cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di alimentare, riscaldamento, elettricità e poche altre cose. Secondo me questa era la cosa fondamentale. E certo si perde in termini di PIL, però in questo momento stiamo anche consumando meno, perché stiamo tutti a casa, mangiamo, ci scaldiamo, abbiamo bisogno di elettricità. Quindi in qualche modo mi sta dicendo lei, anche in termini di PIL, meglio una chiusura totale, quindi un momento veramente durissimo che però duri meno e poi si possa ripartire, questa è un po' l'idea. Questa è l'idea. Ora, è chiaro che... speriamo che la cosa passi al più presto, ma se stiamo a casa dovrebbe passare al più presto. E una volta che si esce dall'emergenza sanitaria si può riprendere rapidamente. Certo si dice, ma intanto perdiamo per esempio quote di mercato rispetto agli altri nelle esportazioni, ma questo succede a tutto il mondo, cioè adesso tutto il mondo è bloccato. Quindi io sarei stato del parere che era meglio intervenire in maniera un po' più ampia di quella che è stata fatta. Allora, scusatemi, non so se in questa fase ci sono dei video che diventano virali, delle cose che succedono, delle cose alle persone che poi ci colpiscono molto la mente. Uno di questi è Gianfilippo Bancheri, che è un sindaco di una piccola cittadina di 4.000 anime in provincia di Caltanissetta. L'hai visto, Claudio Amendola, il sindaco di Delia, che ha fatto un appello alla sua cittadinanza? L'ho visto e l'ho apprezzato molto, perché non era male, eh?
No, mi sembra che era abbastanza diretto. Esatto, vediamone un pezzettino e poi ve lo presento, perché è qui con noi, eccolo qua, Banchieri. Moltissimi di voi hanno fatto dei cartelloni scrivendo andrà tutto bene, ma io vorrei capire come andrà tutto bene. Come andrà tutto bene se continuiamo ogni giorno ad uscire per fare la spesa, quando la spesa si dovrebbe fare una volta ogni 10 giorni? Come andrà tutto bene se la gente va e viene dal benzinaio, ma questa benzina cosa serve se dovete rimanere a casa? Come andrà tutto bene se tantissime persone chiedono di avere fatti i capelli a casa? Come andrà tutto bene se tantissime persone mi chiamano per andare a fare la corsetta? Ora tutti i podisti sono diventati, Adelia, tutti che vogliono correre. Tutti i podisti, Adelia, sindaco, ma che è successo? Buongiorno a tutti. Buongiorno. A Adelia è successo quello che succede in tutta Italia, perché il mio video era un video riferito a una piccola parte della mia cittadinanza. Infatti il video è diventato virale perché la stessa cosa succede in tutti gli 8 comuni certo. italiani, e rischia purtroppo di vanificare il lavoro della moltitudine e quindi di tutti i milioni di cittadini che stanno a casa, dei medici, degli infermieri, dei sindaci, delle forze dell'ordine, delle persone che sono in trincea. E quindi ero molto arrabbiato, diciamo così, e anche deluso in questa piccola parte. E come scusi, il buon padre mi racconta di famiglia, quell'altra storia che ha raccontato stupenda delle crocchette del cane? Mi è piaciuta molto. Sì, mi hanno telefonato, una cittadina mi ha telefonato dicendomi che il suo cane mangiava delle crocchette che vendevano solo a Caltanissetta, cioè a 30 chilometri, 25 chilometri. Ed è una cosa che non si poteva sentire, ovviamente. Con tutto il rispetto comunque per gli animali, io molto il cani, rapporto con i suoi cittadini, perché mi immagino se chiamassi io il sindaco di Roma per dire che c'è un problema di crocchette del cane, cosa accadrebbe? Non so se ti risponde. Mi ricovererebbero all'euro, diciamo, credo. Allora, io ho un rapporto diretto con i cittadini. Fontana, che è un pezzetto di realtà però molto interessante, perché ha ragione il sindaco, è come se avesse messo in luce tutte le fesserie che ognuno pensa di poter fare, no? Ma sì, purtroppo c'è stato soprattutto, diciamo, una settimana fa, adesso mi sembra che il clima sia abbastanza cambiato, c'è stata un po' una resistenza da parte di un pezzo di questo paese con le scuse e le considerazioni più inverosimili. Io non ho visto mai tanto discutere di corsa al parco e di jogging come nella settimana scorsa, come se quella fosse l'emergenza nazionale, al di là di far muovere qualcuno che per motivi di, ad esempio, cardiopatia eccetera, ha bisogno un po' di muovere. Dico, possiamo stare un attimo tranquilli, prendere un chilo e poi correre quando sarà finita rapidamente. Ma hai visto che qualcuno dice, Luciano, ce la prendiamo con i podisti per non parlare degli errori delle autorità? C'è un po' questa cosa che serpeggia, no? Che si vuol dare la colpa agli italiani che fanno le stupidaggini per non parlare dei macro temi. Ma sì, un po' c'è stato, sicuramente questa è stata una crisi difficile. Io non voglio nemmeno essere particolare, infierire troppo sulla politica, perché devo dire che ci ha colto tutti di sorpresa. Immaginate, se ricordi all'inizio, tutta la polemica che c'è stata sull'allarmismo, tutti dicevano i giornali l'allarmismo. Poi, se posso dire una cosa, magari sono pentito di non aver detto in una maniera molto chiara e seria che invece c'era un allarme vero, non c'era allarmismo. Forse se prendevamo tutti consapevolezza presto sarebbe andato meglio. Certamente è stata una gestione di rincorsa, tantissimi provvedimenti spesso cambiati, un tira e molla tra regioni e governo centrale. Poi c'è stato anche un pezzo di paese che all'inizio non si è comportato bene, piccolo, l'ha stigmatizzato il sindaco con un video bellissimo, però anche quello c'era e insomma è stato anche bene metterlo allora, un po'. Allora voglio sentire Cottarelli, una domanda molto difficile: il dopo, come, quando arriverà il dopo e come ci arriveremo a questo dopo? Perché la domanda che poi proviamo un pochino questa domanda a tenerla da parte tutti noi per un problema psicologico, però ce lo stiamo cominciando a chiedere, poi, che paese sarà l'Italia del dopo? Quando arriverà non lo so, perché dipende da quanto dura l'emergenza sanitaria, speriamo che i piccoli segnali che ci sono stati ieri siano confermati oggi. Quando il paese riparte ci sarà una situazione di grande incertezza, quindi la gente potrà tornare al lavoro gradualmente, immagino, però poi bisogna produrre perché qualcuno compri. Allora la cosa fondamentale a quel punto lì è che ci sia
abbastanza domanda, e lì c'è il ruolo dello Stato. In questo caso, sapete che io sono sempre prudente con i conti pubblici, questa è una situazione di emergenza, bisogna fare che ci sia più deficit pubblico per far ripartire l'economia. Il modo di farlo è tramite, il migliore sarebbe tramite investimenti pubblici. Senta Cottarelli, ma l'ha vista questa cosa però che ha detto Trump, che darà $3,000 per famiglie di 4 persone, una tantum, potrebbe essere un'idea, cioè insomma, dare soldi davvero alle persone, fargli arrivare semplici subito, sì. È un'idea positiva a suo parere? Allora, bisogna spendere tanti soldi, qual è il modo migliore per spenderli? Credo che c'è il rischio che se si danno soldi alle persone poi questi in parte li risparmiano. Ovviamente non sto parlando di chi ha un reddito più basso, questi ci sono bisogno di sussidi diretti. Se io do soldi a chi non li deve necessariamente spendere, c'è il rischio che li spenda. Per questo io dico, almeno in buona parte è lo Stato che deve spendere direttamente con investimenti pubblici, perché quelli hanno un impatto diretto sulla domanda e quindi fanno risollevare l'economia più rapidamente, o perlomeno una combinazione di queste due cose. Non farei soltanto trasferendo soldi alle famiglie, perché c'è il rischio che in una situazione di incertezza questi soldi vengano risparmiati anche magari per recuperare sulle perdite che chi aveva azioni ha avuto per il crollo del mercato azionario. Possiamo perdere, è un disastro pure quello. Gerardo, vuole chiedere una cosa? Sì, ne approfitto, come se Cottarelli, in questi anni il suo spauracchio è stato soprattutto l'Europa, queste regole del rapporto deficit-PIL, che a questo punto sembrano però saltate, no? C'è stato detto, la von der Leyen ci dice, beh, insomma è un po' una tana libera tutti, ognuno farà come crede. Dall'altra parte la BCE, dopo un primo drammatico tentennamento, ve lo ricorderete tutti, della Lagarde che dice non sono qui per chiudere gli spread, e succede l'ira di Dio. Lì vuol dire che anche Cottarelli mi disse il giorno dopo un vero disastro, comunicazione della Lagarde. La borsa di Milano perse il 17%, poi insomma recuperare è molto difficile in questi casi. Allora mi domando, da questo punto di vista l'Europa ci sta dicendo quello che diceva Draghi, cioè fate tutto quello che potete, anche in questo caso i soldi gettati dall'elicottero? No, Trump li chiama così, helicopter money, cioè arrivo e ti invado di denaro. È cambiato e cambierà per sempre, secondo lei, questo rapporto allora, con l'Europa cattiva? Allora, mi risponde fra pochissimo. Pausa, torniamo, saluto il sindaco di Delia e poi devo tornare anche a salutare Claudio Amendola e Luciano Fontana. Ancora un momento di pubblicità. Mondo italiano. Mondo. Allora, aveva fatto una domanda molto importante sull'Europa a Cottarelli, Gerardo Greco. Prego, Carlo Cottarelli. Ma insomma, il patto di stabilità prevede che ci sia una clausola per bloccare le regole quando c'è una situazione di emergenza. E questa senz'altro è una situazione di emergenza. Quindi in situazioni di emergenza si fanno cose che normalmente non si fanno, compreso un finanziamento molto massiccio con acquisti della Banca Centrale Europea di titoli di Stato. La domanda è se questo sarà sufficiente. Io temo che forse probabilmente non sarà sufficiente, ci vorrà dell'altro. Credo che sarà necessario, io penso che si dovrebbero introdurre gli eurobond, quindi debito europeo con cui si finanzia la spesa in tutta Europa. È possibile che ci sia necessario aumentare ulteriormente da parte della Banca Centrale Europea gli acquisti di titoli di Stato. Allora, credo che ci voglia qualcosa di più, anche se quello che è fatto senza dubbio è già di per sé importante. Luciano, la sensazione che abbiamo tutti è che in questo momento l'Europa adesso mai più, sì, no? È un po' chiamata. Un momento chiave. Certamente, è il momento di decidere se l'Europa esiste, se è una comunità che va tutta nella stessa direzione, se tutto quello che è accaduto in passato tra contrapposizione e egoismi è qualcosa di finito. Insomma, è iniziata molto male, adesso sta andando un pochino meglio nella gestione di questa crisi, vediamo i prossimi passi. Allora, io ringrazio Luciano Fontana, ringrazio Carlo Cottarelli, tornate molto presto a trovarmi, e vado a salutare e a ringraziare Claudio Amendola, dicendoti, Claudio, che sulla storia che tu hai lanciato, le denunce delle donne che subiscono violenza, mi è arrivato un messaggio da parte della ministra Bonetti che dice che hanno messo a punto un'app per poter fare le denunce sul telefonino. Domani vi daremo notizie più precise, così abbiamo sollevato una questione e proviamo anche a darvi delle soluzioni, e quello che stiamo provando a fare in questi giorni. Torni a trovarmi, Claudio? Tanto sto qua. Io resto a casa, eh?
Yeah, sì ragazzi, restiamo a casa tutti, restiamo a casa e troviamo il modo di tenerci stretti a distanza. Grazie Mirta. Grazie a te. Allora, stretti a distanza anche con il nostro Gerardo Greco, per 2 metri precisi. Guarda, grazie ciao. A tutti voi, linea al TG, ci vediamo domattina come sempre. Grazie. Mambo.